delusione comprensibile al termine di questo incontro, ma poi alla fine anche tanta soddisfazione per aver raggiunto un traguardo storico. Penso che per la pallavolo italiana sia comunque un bel segnale, vuol dire che ci siamo. La delusione quando perdi non è che puoi nasconderla, c'è, però c'è anche la convinzione che avevamo lavorato bene. Un secondo posto in Europa davanti a un'altra turca e a altri colossi della pallavolo europea, e insomma è un grande risultato. Dobbiamo essere orgogliosi tutti quelli del movimento, perché un'italiana qua ha dato lustro a tutto il movimento pallavolistico. E questo risultato parte da molto lontano? Parte da tanti tanti anni e sulla base di una gestione societaria sicuramente fatta da persone capaci, con uno staff tecnico veramente all'altezza, che hanno lavorato sempre in sinergia, e le ragazze hanno poi combattuto e hanno dimostrato tutto il valore del complesso. Erano le attori, erano le attrici di uno spettacolo, ma dietro c'erano i sceneggiatori, dietro c'erano i registi, per cui abbiamo lavorato veramente bene. Come hai vissuto questa nottata prima di questo grande appuntamento? Con una grande tensione, conscio che avevamo di fronte una squadra fortissima e di provarci. Dovevamo uscire di qua senza avere il minimo rammarico. Ci abbiamo provato, qualche errore di troppo, però le giocatrici di là sono di un livello, diciamo, tecnico e con un'esperienza che basta che ti distrai un attimo e fanno punto. Questa è poi stata il succo della partita. Alcuni errori in più nostri hanno fatto sì che la bilancia pesasse dalla loro parte. E con una medaglia in più al collo, da domani punti a capo, si riparte? Sì, abbiamo bisogno di tanta gente che ci aiuti e Busto deve essere conscio di questo, che deve anche realizzarsi, che non si può rischiare di perdere un biglietto da visita così bello come questa squadra. E di tutti curiamola, perché merita. Grazie mille. Grazie a voi e grazie di essere venuti qua. Saluto a tutti e ringraziamento agli sponsor che ci hanno consentito di poter arrivare fino a questo punto, perché senza il loro contributo e la loro passione abbinata alle nostre capacità ci hanno permesso di arrivare secondi a livello europeo, e non è poca roba. Buona Pasqua a tutti, ragazzi.